questo primo video di Music Home Records. Come ben saprete, ho chiuso il sito My Music circa 6 mesi fa e oggi, con il 1º giugno, vediamo di inaugurare questo nuovo sito. E cosa è cambiato di fatto? Un po' tutto. In senso che il sito adesso non si occuperà più delle mie canzoni solamente, ma si occuperà anche delle canzoni fatte con il gruppo Elasien e le canzoni fatte in collaborazione con altre persone. Questo perché? Perché, come ho detto nell'ultimo video che ho fatto sul canale My Music, la cosa iniziava a diventare abbastanza pesante, il fatto di dover fare un nuovo video, una nuova canzone ogni tot diventava una roba abbastanza complicata. In più erano 5 anni che andavo avanti a fare più o meno la stessa cosa e ho detto, boh, chiudiamola qua e vediamo un attimo dove ci porta il futuro. Il futuro mi ha portato a dire: non voglio smettere di fare musica. Però non voglio smettere di fare musica, però non voglio neanche dover fare tutte le cose che facevo prima. Cioè, quindi non vi aspettate che ci sia una nuova canzone, un nuovo video ogni 3 settimane, ogni mese, non ci sarà. Vi avviserò io quando ci sono le novità. Come sempre, sulla pagina Facebook ci saranno i vari post con quello che succede. In qualche caso farò qualche collegamento alla pagina del mio gruppo per farvi sapere se ci sono cose nuove, concerti e così via. Però appunto la cosa diventa diversa, nel senso che le canzoni, quelle che facevo prima, cioè quelle da solo, diventeranno, spero, sempre meno e ci saranno sempre più gruppi in collaborazione con gente. Adesso vedrò un attimo chi e quando, però spero vivamente di riuscire a fare più pezzi possibile in collaborazione con altre persone. Questo vuol dire che ogni tanto inviterò qua a casa qualcuno per registrare qualche canzone, come ho fatto con il buon Mattia, che saluto e ringrazio per la sua collaborazione. Ciao Mattia. Visto che con lui abbiamo registrato la canzone Home, di cui potete trovare il link sempre sul sito, sulla pagina upload e su YouTube c'è anche il video, che spero di riuscire a rifare in modo un po' più decente. Purtroppo il tempo per registrare un video fatto più o meno serio in questo momento non ce l'ho io e non ce l'ha lui, quindi scordatevelo per ora. Però sì, non vorrei lasciarlo così, ecco, quindi spero prima o poi di riuscire a farci qualcosa. Ciò nonostante, c'è il video, c'è la canzone sul sito. C'è un'altra canzone che ho registrato appena prima di chiudere il sito, l'altro sito, che è la Ballad in D, di cui c'è anche là un video su YouTube, ma l'ho caricata anche su questo nuovo sito perché non l'avevo caricata su quello vecchio, cioè non era mai stata presentata al di fuori di YouTube, non c'era quella canzone là. Quindi adesso c'è sul sito, c'è possibilità di ascoltarla e anche quella è tutta in acustico, è una cosa un po' particolare che avevo voglia di fare, l'ho registrata e così è. Detto questo, c'è una terza canzone che ho registrato l'altro giorno. Come potrete sentire, c'è una traccia acustica e una traccia in elettrica, anzi, in realtà sono una in acustica e due in elettrica, di cui quelle in acustica in realtà sono due, ma sono due uguali. Quindi, detto questo,
Io non voglio fare un video troppo lungo, non voglio tediarvi con cose non importanti. Io spero vivamente che ci sia un altro video presto, spero magari con qualcun altro, anche per dare un senso a questo canale e dare un senso a questo nuovo sito. Visto che è anche estate, spero anche di avere un po' più tempo per organizzarmi con registrazioni, incontri, video con altre persone e così via. Spero che questo nuovo sito vi piaccia, spero che apprezziate lo sforzo che sto cercando di fare per rendere le mie canzoni e questo sito un po' meglio rispetto a quello che era My Music prima, perché voglio fare qualcosa di nuovo e voglio farlo meglio di quello che facevo prima. E spero ci vedremo presto. Non so bene quando, vedrete i post sulla pagina come ho detto prima, quindi sapete quando carico le cose, metterò i link come al solito e così saprete insomma se ci sono ancora oppure no. Comunque, detto questo, vi auguro un buon giugno, una buona estate e ci vediamo presto.